Ci pensi ancora? Perché è venuto a Copenaghen? Che importanza ha, tesoro? Adesso che siamo tutti e tre morti e sepolti. Certe domande rimangono anche dopo che chi le ha fatte è morto. Certe domande non hanno risposta. Ma perché è venuto? Che cosa stava cercando di dirti? L'ha spiegato tutto. Ha spiegato, sì, tantissime volte. E ogni volta che ha spiegato è diventato più oscuro. Probabilmente era molto semplice. Voleva solo parlare. Parlare? Col nemico? E nel bel mezzo di una guerra? Margrethe, tesoro, non eravamo certo noi il nemico. Era il 1941. Heisenberg era uno dei nostri più vecchi amici. Heisenberg era tedesco. Noi eravamo danesi, sotto l'occupazione tedesca. Questo ci metteva certamente in una posizione difficile. Non ti ho mai visto così arrabbiato con qualcuno come lo fosti con Heisenberg quella sera. Non per contraddirti, ma credo di essere rimasto piuttosto calmo. Io lo capisco quando sei arrabbiato. Per lui era difficile come lo era per noi. E perché l'ha fatto allora? Adesso nessuno può più essere ferito, nessuno può più essere tradito. Penso non lo abbia mai saputo neanche lui. Lui? Lui non era un amico, non dopo quella visita che segnò la fine della famosa amicizia tra Niels Bohr e Werner Heisenberg. Adesso siamo tutti morti e sepolti, certo. E il mondo di me ricorda soltanto due cose. Una è il principio di indeterminazione. E l'altra è la mia misteriosa visita a Niels Bohr a Copenaghen nel 1941. L'indeterminazione la capiscono tutti, o credono di capirla. Nessuno capisce il mio viaggio a Copenaghen. Quante e quante volte l'ho spiegato. Allo stesso Bohr e a Margrethe. A quelli che mi interrogavano e ad agenti dei servizi segreti, ai giornalisti e agli storici. E più spiegavo, più profonda si faceva l'indeterminazione. Bene, farò volentieri un altro tentativo. Adesso che siamo tutti morti e sepolti, adesso nessuno può più essere ferito, nessuno può più essere tradito. Come se ti piaceva. Era come uno di...
famiglia. Erano tutti bravi quelli che venivano qui per lavorare con te. A Copenaghen hai avuto la maggior parte dei grandi pionieri della teoria atomica in quegli anni. Ma più ci penso, più mi convinco che Heisenberg era il più grande di tutti. E allora cos'era poi? Il primo fra tutti noi, il padre di tutti noi. La moderna fisica atomica nacque quando lui capì che la teoria dei quanti si poteva applicare alla materia come all'energia. 1913. Tutto quello che facemmo dopo partì da questa sua straordinaria intuizione. La prima volta che venne qui come mio assistente, nel 1924. Avevo appena finito il dottorato. E Bohr era il più grande fisico atomico del mondo. Un anno appena. E avrebbe inventato la meccanica quantistica. Il risultato della vostra collaborazione. Più che altro di quello che aveva fatto con Max Born a Göttingen. Un altro anno poco più e sarebbe arrivato all'indeterminazione. E tu alla complementarità. Lavoravamo spesso assieme. Facemmo gran parte del nostro lavoro migliore insieme. Heisenberg indicava la strada. Bohr dava un senso a tutto. Lavoravamo con una ditta. Presidente e direttore generale. Padre e figlio. Una ditta familiare. Anche se avevamo dei figli nostri. Già. E continuavamo a lavorare insieme. Anche quando smise di essere il mio assistente. Sì. Quando me ne andai da Copenaghen nel 27 per tornare in Germania. Continuavamo a lavorare insieme anche dopo che ottenni una cattedra e mi feci una famiglia. Poi i nazisti presero il potere. E le cose si fecero più difficili. Cioè, poi scoppiò la guerra e divennero impossibili. Fino a quel giorno, settembre 1941. Quando tutto finì per sempre. Settembre 1941. Per anni nella mia memoria era diventato ottobre. Era settembre, fine settembre. Curiosa specie di diario la memoria. Già. Apri le pagine e le intestazioni chiare, gli appunti ordinati si dissolvono intorno a te. Avanzi tra le pagine, i mesi, i giorni. Nella tua testa il passato diventa presente. E così, sono di nuovo qua. Settembre 1941, Copenaghen. Scendo dal treno notturno proveniente da Berlino con il mio collega Carl von Weizsäcker. Due abiti di impermeabili civili, in mezzo alle uniformi grigio-verdi della Wehrmacht, al nero di ottimo taglio delle SS. Nella borsa ho il testo della mia lezione. Nella mente, una comunicazione più complicata. Il testo della lezione è sull'astrofisica. Quello nella mia mente è più difficile. Noi, naturalmente, non possiamo assistere alla lezione. No. Se la fa l'Istituto Tedesco di Cultura, no. È un'organizzazione propagandistica nazista. Già, lui la deve sapere come la pensiamo al riguardo. Vuole incontrarti? Presumo sia venuto per questo. Ci sarà una qualche possibilità di incontrare Bohr. Non avrai mica intenzione di invitarlo a casa, spero. Evidentemente è quello che lui spera. Nice, hanno occupato il nostro paese. Lui non è loro. Lui è uno di loro. Prima di tutto ci sarà un incontro nel luogo in cui Bohr lavora, l'Istituto di Fisica Teorica, con un imbarazzante pranzo nella vecchia familiare mensa. Nessuna possibilità di incontrare Bohr, naturalmente, ammesso che ci sia. Ci sarà Petersen, Rosenthal, credo, Meller quasi certamente. Rivedo tutto come un sogno. Ma non riesco a mettere bene a fuoco i contorni precisi della scena che mi circonda. Bisogna tenere conto che lui sa di essere tenuto d'occhio. Tutto quello che lui dice può essere riascoltato. Certo, deve stare attento, altrimenti non lo manderanno più all'estero. Tesoro, la Gestapo gli aveva messo dei microfoni in casa. Lo ha detto a tutti. E poi comunque era stato interrogato dalle SS nella Prince Albert Strasse. Però poi lo avevano rilasciato. Chissà se hanno mai pensato quanto sia stato penoso per me ottenere i permessi per questo viaggio. Umilianti appelli al partito, avvilenti sforzi per far leva con le mie amicizie al Ministero degli Esteri. L'hai visto, quindi... Come ti è apparso? Un po' invecchiato. Io continuo a
immaginatelo con un ragazzo. Ma ha quasi 40 anni. È un professore di mezza età. Ormai sta raggiungendo in fretta tutti noi. Hai ancora intenzione di invitarlo a casa? Esaminiamo in maniera scientifica i pro e i contro. Dunque, primo, Heisenberg è un vecchio amico. Primo, Heisenberg è tedesco. Un ebreo bianco, come lo chiamavano i nazisti, perché insegnava la relatività, che secondo loro era fisica ebrea. E lui non poteva certamente parlare di Einstein, ma ha insistito con la relatività, nonostante più terribili attacchi. I veri ebrei hanno perduto il lavoro, mentre chissà perché lui insegna ancora. Insegna ancora la relatività. E ancora professore a Lipsia. Già a Lipsia, non a Monaco. Lo hanno tenuto alla larga dalla cattedra di Monaco. Avrebbe potuto essere alla Columbia. O a Chicago. Aveva ricevuto offerte da lui. Ma non ha voluto lasciare la Germania. Lo ha detto a Gutzmann. Vuole ricostruire la scienza tedesca quando Hitler se ne sarà andato. Ma se fosse sorvegliato, verrà tutto riferito. Chi incontra, quello che dice, quello che gli dicono. Mi porto dietro la mia sorveglianza come una malattia infettiva. Ma so che anche Bohr è sotto sorveglianza. Sai bene che anche tu sei sotto sorveglianza. Nella vista. Se ne renderà conto. Io non ho niente da nascondere. Dei nostri compatrioti danesi. Sarebbe un terribile tradimento della fiducia che hanno riposto in te se pensassero che stai collaborando. Non ci può essere collaborazione nell'invitare a cena un amico. Potrebbe sembrare che ci sia. Già. Già. Ci ha messo in una situazione imbarazzante. Beh, almeno non parlerete di politica. Di fisica. Di fisica. Credo che sia di fisica che è venuta a parlare. Devi anche supporre che tu e io non siamo le sole persone a sentire quello che si dice in questa casa. Sarebbe meglio che uscissi all'aperto se volete parlare in privato, no? Non ho intenzione di parlare privatamente. Potreste fare un'altra delle vostre passeggiate? Potrò almeno proporre una passeggiata. Credo che non andremo a fare nessuna passeggiata. Qualunque cosa voglia dire, può dirla dove chiunque può sentirla. Forse si tratta di una qualche nuova idea che vuole verificare con te. Di che idea può trattarsi però? Quali nuove strade si stanno aprendo? Vedi? Malgrado tutto, adesso sei incuriosito. E così avanzo nel tramonto autunnale verso la casa dei Bohr, a Nil Carlsberg. Provo paura, certo. Quel genere di paura che si prova di fronte ad un insegnante, a un datore di lavoro, a un genitore. Ma una paura peggiore per quello che ho da dire, per come dirlo, per come affrontare l'argomento, per quello che accadrà se fallisco. Se fosse qualcosa che ha a che fare con la guerra? Tesoro, Heisenberg è un fisico teorico. E non credo che qualcuno abbia ancora inventato il modo per uccidere delle persone attraverso la fisica teorica. Se fosse una cosa che riguarda la fissione. Perché dovrebbe parlarmi di fissione? Perché ci stai lavorando. Ma Heisenberg no. No? Sembra che lo stiano facendo tutti. Non ha pubblicato niente sulla fissione. No, però ha fatto tutto il lavoro iniziale, no? Quello sulla fisica del nucleo. Sì. E allora ti consultava a ogni passo. Era il 1932, di fissione abbiamo incominciato a parlare dal 38 in poi. Sì, ma se i nazisti stessero sviluppando un'arma, mettiamo, un'arma basata sulla fissione nucleare. Tesoro, nessuno costruirà mai un'arma basata sulla fissione nucleare. Se i nazisti ci stessero provando, Heisenberg sarebbe sicuramente coinvolto. Di certo non c'è penuria di bravi fisici tedeschi. No, non c'è penuria di bravi fisici. Nemmeno in America, in Gran Bretagna. È ovvio, gli ebrei se ne sono andati. Einstein, Wolfgang Pauli, Max Born, Otto Frisch, Lise Meitner. Eravamo i primi nella fisica teorica una volta. Chi è rimasto a lavorare in Germania? Sommerfeld, naturalmente, von Lauer. Vecchi. Fierz, Arte. Heisenberg è nettamente superiore a tutti loro. Otto anni. Ah, ricordati che è stato lui che ha scoperto la fissione. Fane è un chimico, e poi ha detto che quello che scoprì Hammer. Fu che Fermi lo aveva scoperto 4 anni prima ancora. Ma Fermi non se ne era accorto.
Fu bombato con un neutrone, un nucleo di uranio, questo si scinde, dando origine a un atomo di bario e uno di cripto. Se ne accorsero a Estrassi, quando fecero l'analisi e individuarono il bario. Ma fermi, fermi! È a Chicago. Sua moglie è ebrea. Allora vedi, Eisenberg sarebbe a capo dell'operazione. Non esiste alcuna operazione! Io e Will abbiamo sondato a fondo l'argomento del 39. Una delle implicazioni del nostro articolo è che nel prossimo futuro non esiste alcuna possibilità di usare la fissione per produrre una qualsivoglia arma. E allora perché ci stanno ancora lavorando tutti? Perché c'è un elemento di magia, di mistero. Tu bombardi un elemento e questo ne produce altri due. È un po' come quello che nel Medioevo cercavano gli alchimisti, la trasmutazione da un elemento ad un altro. E allora, Stanley, cosa viene a fare? Siete stata la tua curiosità? No, i miei presagi. E così, eccomi davanti a casa dei Bori e tiro la familiare catena del campanello. Ho paura, sì. Ma anche un'altra sensazione che mi è diventata penosamente familiare nell'ultimo anno. Una sorta di autocompiacimento, unita ad un senso di ineluttabile, totale assurdità. Che dei 2 miliardi di esseri umani al mondo sia proprio io quello incaricato di questa impossibile responsabilità. Carissimo Eisenberg, carissimo Paul, prego, accomodati. Naturalmente, appena i loro sguardi si incontrano, tutta la loro circospezione scompare. Le vecchie fiamme si levano dalle ceneri. Basta riuscire a superare indenni le insidiose formalità iniziali. Sono commosso che tu abbia ritenuto di potermi evitare, sai? Credo sia opportuno continuare a comportarci da esseri umani. Sì, anche se la situazione potrebbe essere alquanto imbarazzante. Già, al pranzo siamo a malapena riusciti a stringerci la mano. E Margrethe? Non la vedo da 4 anni, l'ultima volta che venisti qui, 1936. Nils ha ragione, sai? Sembri invecchiato. Sì, avremmo dovuto incontrarci tutti a Slim. Settembre 1939. Però ovviamente... C'è stata una sfortunata sovrapposizione con l'inizio della guerra. Tristemente. Tristemente per noi, certo. Per molti altri ancora più tristemente. Sì, davvero. Beh, è andata così. Cosa posso dire? Cosa si può dire nelle circostanze attuali? Niente. Beh, i vostri figli? Stanno bene, grazie. Elizabeth e i bambini? Benissimo, vi salutano naturalmente. Ci tenevano così tanto a incontrarsi. Malgrado tutto, ora è arrivato il momento. Sono così impegnati a evitare l'uno lo sguardo dell'altro che non riescono neanche a vedersi. Sono state difficili, ti posso dire. Difficili? Certo, deve chiederlo, deve levarsi il pensiero. Difficili? Come dire? Qui non abbiamo subito i soprusi che hanno subito da altre parti. Sono state ancora applicate le leggi razziali. Non ancora. Certo, hanno cominciato con le deportazioni comunisti e altri elementi antitedeschi. Ma voi personalmente? Ci hanno lasciato stare. Bene, sono state nazze per voi. Molto gentili da parte vostra. Io lo osservo con le espressioni dedicate a interesse mentre procede. Andate sempre in barca. In barca. Pessimo.
Niente d'altro. Già, lo stretto è minato. Suppongo non chiederà a Nils se è andato a sciare. Sei per caso riuscito ad andare a sciare? A sciare? Sì, in Danimarca. No, certo, una volta andavi in Norvegia. Norvegia, infatti. Solo che ovviamente la Norvegia è occupata. Questo però apre molto prospettive, perché penso che da ora in poi potremmo andare in vacanza un po' ovunque in Europa. No, non volevo porre la questione. Scusa? No, sono io che avrei dovuto riflettere. Sono un po' troppo. Quindi non te la sentiresti di venire in Germania? Allora troppo un idiota. Caro Paese, sarebbe un errore banale considerare che i cittadini di un piccolo paese, crudelmente e vergognosamente occupato dal suo più potente vicino, non abbiano gli stessi istinti di orgoglio nazionale, lo stesso amore della patria del suo più potente vicino. Eravamo d'accordo, no? Di fisica. Non di politica. Chiedo scusa. No, scusatemi voi, perché volevo ricordarvi che io ho quella piccola baita da Bice, per cui qualunque momento... Certo, magari Margrethe sarebbe così gentile da cucirmi una stella gialla sul petto della giacca a vento. Hai ragione. Sono stato uno stupido. Silenzio. Le prime brevi scintille sono scomparse e le ceneri sono diventate veramente molto brevi. Così io adesso comincio a provare pietà per lui. Seduto qui, solo in mezzo a gente che lo odia, solo in mezzo a noi due. Un povero ragazzo che venne qui la prima volta nel 1924. Timido, arrogante, desideroso d'amore, pieno di nostalgia di casa, felice di essermi finalmente allontanato. E sì, è un peccato, perché Nils mi voleva bene, era come un padre per lui. Allora, a cosa stai lavorando? Tutto quello che può fare è esistere. Fermo più alla fissura. Ho letto due scritti su Physical Review che parlavano della velocità di cambiamento degli atomi nella fissione. E dell'interazione del nucleo con il deutone. Sì. Tu? Varie cose. Alla fissione? Sai che sono sempre stato invidioso del tuo ciclotrone. Perché? Stai lavorando anche tu alla fissione? Ce ne sono circa 30 in tutta l'America. Ma in Germania? A proposito, avete sempre quella vostra casetta di campagna? Sì, abbiamo sempre la casetta di stile. No, stavi dicendo, mentre in Germania... Germania non c'è neppure un ciclotrone. Certo, deve essere più bello là in questa stagione. Sì. Non sarei mica venuto qui a chiedervi in prestito il ciclotrone? No. Scusa, non dobbiamo trarre conclusioni al dettaglio. Esatto, nessuno deve trarre alcun tipo di conclusione. Dobbiamo aspettare pazientemente che le cose ci vengano dette. A volte è così difficile far capire le cose alla gente. Mi rendo conto che dobbiamo sempre essere consapevoli dell'uditorio più ampio che le nostre parole possono avere. Ma la mancanza di un ciclotrone in Germania non è certo un segreto militare. Non ho idea di cosa sia un segreto e di cosa non lo sia. Nessun segreto, neppure sul perché non ce ne siano. Tu non puoi dirlo, ma io sì. È perché i nazisti hanno sistematicamente osteggiato la fisica teorica. Perché? Perché la maggior parte di quelli che lavoravano in quel campo erano ebrei. E perché così tanti erano ebrei? Perché la fisica teorica, la fisica studiata da Einstein, Schrödinger, Pauli, Born, Sommerfeld, da te e da me, in Germania, è stata sempre considerata inferiore alla fisica sperimentale, e le cattedre e i posti di assistenti di teorica erano gli unici ai quali gli ebrei potessero aspirare. Di fisica, d'accordo, solo di fisica. Questa è fisica. È anche politica. A volte è penosamente difficile tenere separate le due cose. Dunque, hai letto quei due miei articoli, mentre io non ho letto niente di tuo. No.
Non è da te troppo lavoro, troppo insegnamento? Non insegno, non in questo momento. Non sarei mica venuto a dirci che ti hanno levato la carta dell'Alizia? No, no, sono sempre Alizia, parte della settimana. E per il resto? In giro. Vedi, Bor, il problema è più lavoro, non mio. Capisco. Hai qualche notizia dei nostri amici in Inghilterra? Bor, Cedric. Vedi, Heisenberg, noi siamo in Germania e la Germania è occupata dai tedeschi e la Germania è in guerra con l'Inghilterra. Sì, però magari hai qualche contatto in America. Con l'America non siamo in guerra. Non ancora. Magari sapevi qualcosa di Paolo e Cristo, di Zilard, Fermi. Che cosa vuoi sapere? No, era una semplice curiosità. Sai, l'altro giorno mi ricordavo di Oppenheimer. Già. Ebbi una certa discussione con lui a Chicago nel 1939. Sui miei soldi. Lavora ancora sui miei soldi. Non ne so nulla. Forse faresti meglio a dire semplicemente quello che hai da dire. Sì, è vero. È vero. Eravamo abituati a fare quattro passi la sera. Ai vecchi tempi. Spesso, sì. Già, ai vecchi tempi. Che ne diresti di fare una bella passeggiata in ricordo degli vecchi tempi? Fa un po' troppo fresco stasera per una passeggiata. Ti ricordi dove ci siamo conosciuti? Certo. Göttingen, 1922. Una lezione celebrativa in tono... Un grande numero. Già, eri celebrato per due motivi. Per prima cosa perché eri un grande fisico. Sì. E poi perché eri un amico della Germania. Sì. La guerra era finita da 4 anni e ci trattavano ancora come i leprosi. Ma tu ci credessi la mano. D'altronde sei sempre stato benvoluto. Dovunque hai vissuto, dovunque hai lavorato. Qui da Danimarca, in Inghilterra, in America. Ma in Germania ti abbiamo venerato, perché tu ci tendesti la mano. Già, ma la Germania è cambiata. Allora eravamo in disgrazia, ed era più facile essere generosi. Adesso invece siete in auge. E la generosità è più difficile. Ma allora ci tendesti la mano, e noi la afferrammo. Già. No. La mano nel modo più aristocratico e tu la mordesti. Sì, quella prima volta, che tigre. Ma di cosa stai parlando? Una splendida giornata estiva. Feci soltanto dei commenti, Bor, soltanto dei commenti. Dal latino sale su un profumo di rosso. I più eminenti fisici e matematici tedeschi mi schierati davanti a me ad approvare la mia benevolenza, la mia saggezza e la mia. Salve in piedi, un impudente ragazzino, che comincia ad urlare che le mie parole sono sbagliate. Erano sbagliate. Quanti anni avevo? 20. Così, improvvisamente, Nies ha deciso che gli vuole di nuovo bene. Ma perché? Cos'è successo? Sarà stato il ricordo di quella giornata estiva a Gottina? Forse tutto l'insieme, o forse niente di niente. Qualunque cosa sia stata, il tempo di metterci a tavola e dalle fredde ceneri si sono di nuovo levate le fiamme. Era così combattivo. Ti ricordi le nostre partite a ping pong a Tisvilde? Sembrava quasi che volesse uccidere. No, no, volevo vincere naturalmente, anche tu volevi fare altrettanto. No, io volevo solo una piacevole partita a ping pong. Ricordo ancora l'espressione del tuo volto. Ebbene, io mi ricordo. Ma ti ricordi quella partita a poca a Baccia? Nella mia barca eravamo tutti fisici e lui c'era quindi già con una scala inventata. Contavamo e eravamo sicuri al 90% che lui non avesse niente, ma avevano sicurezza forte. Andava avanti, rilanciava,
Appunto che alla fine anche la nostra fede della probabilità matematica era giusta. E uno a uno ci siamo ritirati. Ero convinto di avere passato. Avevo sbagliato una carta con un'altra, avevo bleffato con me stesso. Povero Miss! Ci hai pulito! Eri competitivo in modo sfrenato, devi dirlo. Ti ricordi quella volta che ci costringesti a giocare a poker con carte immaginarie? Sì, e tu quella volta che hai giocato con Mesaker su una scacchiera immaginaria? Perché ho vinto? C'è bisogno di Pietro. Lui trasformava tutto in una gara. Dalla sua banca andava a fare la spesa, con gli sci. E una volta tirò fuori un cronometro. Il povero Mesaker ci impiegò 18 minuti. Lui 10 ha ancora vinto. 8. Quanto ci vinci io? Beh, magari se vogliamo. No, dico. 45 minuti. Ho l'impressione che qui si stia continuando la corsa. Ma sì, perché alla fine lo sai, vedi, la tua sciata era un po' come la tua scienza. E cosa aspettavi? Che io e Basaker ti proponessimo piccoli cambiamenti di percorso? Probabilmente. Nella tua testa pensavi di fare 17 versioni diverse di quello risultato, vero? Senza di me pronta lì a base della macchina. Sì, ma almeno io sapevo dove ero. Alla velocità sui buscendenti. Ti scontravi con la relazione di indeterminazione. Se sapevi dove eri, non sapevi a che velocità eri sceso. Se sapevi a che velocità eri sceso, non sapevi che era arrivato. Comunque sia, io mi fermavo certo a pensarci su. Non verificare, ma questa è proprio una parte della coscienza che si può criticare. Boh, io arrivavo sempre. Comunque, senza preoccuparti di quello che lasciavi dietro. No, se la matematica funzionava, tu eri soddisfatto. Esatto. Se qualcosa funziona, funziona. Sì, sì, veloce. E prima ti trovi su burroni, crepacci. No, ma adesso più sci veloce per i pezzi. Non per criticare. Ma questo è, come dire, molto, molto interessante. Ah, sì. Come dire che è una sciocchezza, ma non lo è. Se tu sci a 70 km all'ora, pensi molto più rapidamente perché a un certo punto hai davanti a te il burrone. Allora che cosa fai? Curvi a sinistra? Curvi a destra? O ci pensi su e muori? E il problema della coscienza è proprio questo. Tu curveresti in entrambe le direzioni. Ma quella parte c'è? Quale parte c'è? Quella che tu hai detto, che passa contemporaneamente attraverso due diverse tenebre. Già, già, come le nostre vendite delle fisse di diverse. Come il disgraziato dato di scegliere. Che vivo e morto allo stesso tempo. Povera testa. Tesoro, era un gatto immaginario. Lo so. Rinchiuso in una gabbia con un'immaginaria fiala di ciò. Guarda che lo so. E così la particella è qui, la particella è là. Il gatto è vivo, il gatto è morto. Giri a sinistra, giri a destra. Finché l'esperimento non è finito. La camera si è girata aperta, l'abisso è girato e la particella è contro di nuovo se stessa. E il gatto è morto. E tu sei vivo. Non curvere, Asi. Però la deviazione stessa era la decisione. Non correre, non correre. La deviazione. Cosa starà pensando adesso? Alla sua vita? Alla nostra? Sai, credo che dovremmo avere abbastanza caldo. Prima vita con una passeggiata. Effettivamente è falsa. Non staremo più molto. Ah, una settimana massima. Già, la nostra famosa escursione nello Zeta. Mi ricordo ancora quando del Signore mi raccontasti che... Così, sono di nuovo fuori a passeggio. Se passeggiano parlano in modo alquanto diverso naturalmente. Ho battuto a macchina tante di quelle pagine su come le particelle si comportano in modo diverso quando non sono osservate. Ero sicura che Nils non avrebbe resistito se il discorso avesse superato i miei limiti. Forse che per curiosità. Così adesso un'ora diventerà due, magari tre. La prima cosa che fecero fu uscire per una passeggiata. A Gottingen, dopo quella lezione, Nils andò immediatamente a cercare quel presuntuoso giovanotto che aveva messo in discussione le sue formule.
e lo trascinò a fare una passeggiata in campagna. Sì, dai, dai, fai la sua conoscenza. Quando Eisenberg dovrebbe accompagnare a lavorare con lui, eccoli di nuovo che partono per il loro grande giro dello Zeeland. Sì. La maggior parte della fisica di questo secolo loro l'hanno fatta all'aperto. Sì, poi quando eravamo all'istituto andavano sempre a passeggiare dietro l'istituto a Feller Park ogni sera dopo cena. No, questa volta nel 1941 la passeggiata prende una piega diversa. 10 minuti dopo che sono usciti, rientrano. Vedo un Nils sulla porta. Capisco subito che è agitato. Non riesce a guardarmi negli occhi. Anche che vuole salutarti, signora. Lui non mi guarda neppure. Grazie, è stata una serata molto piacevole. Quasi come ai vecchi tempi. Sei stata molto gentile. Ma non lo vuoi un caffè, un bicchierino? No, grazie. Devo rientrare in albergo per preparare la mia missione. Tornerai a salutarci. Non credo, non ti vedi. Esattamente come nei peggiori periodi del 1927, quando Nils aveva letto per la prima volta l'articolo di Eisenberg sull'indeterminazione. Beh, scusami. A giudicare dalla loro espressione deve essere accaduto qualcosa di ancora peggio. Se ho fatto, ho detto qualcosa che... Sì, sì, sì. È stato molto importante per me essere di nuovo qui a Copenaghen. Non potete immaginare quanto. Anche per noi. E salutaci Elisabeth. E i bambini. Forse... quando la guerra sarà finita, se ne usciremo sani e salvi. Arrivederci. Politica. Fisica. Comunque non ha ragione lui. Ma come può aver ragione? Una boccata d'aria mentre si parla, tira. Una boccata d'aria? Due passi in giardino. Più salutare che starcene chiusi in casa. Forse. Certo. Per tutti gli interessati. Sì, grazie. Come può aver ragione lui? Io e Willen abbiamo sondato a fondo l'argomento nel 39. Cosa ha detto? Non lo so, non me lo ricordo. Ero troppo arrabbiato per stare lì. Qualcosa riguarda la fissione? La fissione. Che cos'è la fissione? Tu spari un neutrone contro un nucleo di uranio e questo si scinde e sprigiona energia. Una grande quantità di energia. Quanto basta spostare un granellino di polvere? Che a sua volta poi bombarda un altro nucleo e produce altri due o tre neutroni. Questi due o tre nuclei scissi a loro volta spingono l'energia? Ed altri due o tre neutroni. Sciarlo fa rotolare un mucchietto di fiocchi di neve che poi diventa una palla. Una catena sempre più ampia di nuclei scissi penetra l'uranio, raddoppiandosi e quadruplicandosi in millesimi di secondo da una generazione all'altra. Per semplificare, prima abbiamo lo scissione, poi due al quadrato, due al cubo, con la quinta e la sesta. Il fragore della valanga che cresce riecheggia da tutte le montagne circostanti. Fino a che diciamo? Dopo 80 generazioni abbiamo spostato 2 all'80 granellini di polvere. 2 all'80, sì, è un numero formato da 24 zeri. Granellini di polvere a sufficienza per costruire una città con tutto quello che contiene. Beh, ma c'è un intoppo. C'è un intoppo, grazie a Dio. L'uranio naturale si compone di due differenti isotopi. L'uranio 238 che fissiona solo neutroni veloci e l'uranio 235 che fissiona tutti gli altri. Fortunatamente, soltanto l'1% dell'uranio naturale 235. Questa fu la grande scoperta di Bohr. Un'altra delle sue geniali intuizioni. La scoprì passeggiando per Princeton nel 39 con Willen. Quanto avrei voluto esserci. Sicuramente sarà andata così. Avranno passeggiato per 5 minuti, Bohr sarà rimasto in silenzio e poi avrà esclamato: senti, adesso ho capito tutto. In realtà c'è un dubbio. Perché l'uranio 238 rallenta e assorbe i neutroni, per cui una reazione a catena esplosiva è impossibile nell'uranio naturale. Bisogna separare uranio 235, ma per avere una catena esplosiva di vasta scala, 80 generazioni diciamo, ne servono molte tonnellate ed è molto difficile separarne una tale quantità.
Beh, direi una difficoltà stuzzicante. Una difficoltà provvidenziale. Quando ero negli Stati Uniti nel 1939 fu calcolato che per separare un solo grammo di 235 sarebbero stati necessari 26.000 anni. 26.000 anni. Io credo che per quella data questa guerra sarà finita. Perciò non può avere ragione lui. Non può avere ragione lui! E se invece avessi sbagliato io, Carlo? Se... Qual è il tasso del suo diritto di durare? Cosa disse esattamente Heisenberg? Era quello che tutti avrebbero voluto sapere. Allora e per sempre, dopo di allora. E cosa disse davvero Bohr? Fu questo quello che mi chiesero i miei colleghi tedeschi una volta tornato in Germania. Cosa disse Heisenberg a Niels? Cosa rispose Niels? Quello che voleva saperlo più di tutti era lo stesso Heisenberg. Allora, cosa dicesti di così misterioso? Ma non c'era niente di misterioso. Sai, non c'è mai stato alcun mistero. Me lo ricordo bene. Perché scelsi le parole attentamente. Ne valeva della mia vita. Quello che chiesi a Bohr fu che un fisico può avere il diritto morale di lavorare allo sfruttamento pratico dell'energia atomica, giusto? Non ricordo. Non ricordi, no, eri esterrefatto. Eri inorridito. Inorridito, sì, questo te lo ricordi. Mi guardasti inorridito. Perché l'implicazione è ovvia, tu ci stavi lavorando. No, la tua implicazione è che io stavo fornendo armi nucleari ad Hitler. Ed è quello che facevo. No, noi stavamo costruendo un reattore. Una macchina per produrre energia, per generare elettricità, per fare carità. Ma non si è fatto di un reattore. Ma certo che no, non potevo. Stavo rischiando la mia vita. Però io poi mi chiesi se era possibile costruire armi attraverso la missione. Questo lo ricordi bene. E mi ricordo anche la tua risposta. Mi dissi che ciò era possibile. Fu questo che provocò il mio orrore. No, il tuo orrore fu provocato dal fatto che tu pensavi che noi non avremmo mai potuto separare abbastanza 235. Ma certo, con un reattore invece sì, avrebbero potuto sostenere una reazione a catena vera. Esatto. Quello che scoprimo è che se fossimo riusciti a far funzionare il reattore, l'uranio 235 avrebbe assorbito i neutroni veloci, proprio come avevi detto tu nel 39. Tutto partiva da quella tua grande scoperta. Il 238 avrebbe assorbito i neutroni veloci, si sarebbe trasformato in un nuovo elemento, completamente nuovo. Il Nettuno, che a sua volta sarebbe ricaduto in un nuovo elemento. Almeno altrettanto fissile quanto 235 che riuscivamo a separare. Il Plutone? Sì, il Plutone. Avrei dovuto arrivarci da solo. Se fossimo riusciti a produrre abbastanza plutonio, saremmo riusciti a produrre bombe nucleari. Per questo ero venuto a Copenaghen. Ma di questo non potevo parlarti. E poi la bomba era già esplosa nella tua testa. La nostra passeggiata era finita. Nostra unica possibilità di parlare era svanita per sempre. Perché avevo afferrato il punto centrale della discussione. Tu vedi la possibilità di offrire armi nucleari a Hitler? No, Bohr, no. Tu avevi afferrato almeno quattro punti centrali, tutti sbagliati. Dicesti a Rosenthal che io ho cercato di capire i tuoi segreti sulla fissione. Dicessi a Bastoff che io cercavo di capire se c'era un programma nucleare reale. Secondo Chadwick, io avevo cercato di convincerti che non c'era un programma nucleare tedesco. Ma la cosa più incredibile è che tu dicessi a qualcuno che io ho cercato di ingaggiarti con la faccia. Adesso siamo qui.
problema non è quello che io devo dire personalmente, ma tutto il gruppo nucleare tedesco di Berlino, quello che devono dire Weizsäcker, Haas, Diels, Jens, Habermas. Mi sono stato dietro un anno per dirmi di venire a parlare con te, perché per noi sei come una sorta di padre spirituale. Il Papa era così che chiamava te il ministro, vero, alle sue spalle. E ora volete che vi dia la soluzione? La soluzione? Sì. No. Secondo il tuo collega, Jensen sì. No, la soluzione è l'ultima cosa che fa. Tu hai detto lo storico che Jensen l'aveva espresso perfettamente. Quindi io vorrei la soluzione. Sarei venuto qui per questo. Io pensavo che la soluzione si desse per i casi commessi di cui ci si è pentiti e non per quelli intenzionali ancora da commettere. Per questo ero tanto turbato. Tu eri turbato, sì. Perché tu la soluzione me l'hai concessa. Mentre ne entravamo verso casa quella sera, mormorasti qualcosa sul fatto che ogni cittadino, in periodo di guerra, deve fare ciò che è possibile per difendere il proprio paese. Chissà che cosa ho detto. Certo. Chissà che cosa ho detto. Ma adesso sono profondamente calmo e ascolto attentamente e ti dico, tu non vuoi la soluzione, tu vuoi che ti dica di non farlo, e allora ti guardo con il mio sguardo più papale e ti dico, tornatene a Berlino, Eisenberg, raggruppa tutto il tuo gruppo, Weizsäcker, Hahn, Diels, Jensen, e di loro che Niels Bohr, dall'alto del suo autorevole parere, ritiene che fornire un'arma di sterminio di massa a un amico sia un problema assolutamente che cosa fate? Buttate via i vostri contatori Geiger? Ovviamente no, perché vi arresterete, ma allora non è da adesso. Vedi, io lavoro per un progetto che è gestito dall'Istituto Kaiser, ma ce n'è uno parallelo, contrapposto, che è in mano nazisti all'esercito, diretto da Kurt Dierl. Che cosa succederebbe se lasciassi il mio progetto e se finisse nelle sue mani? Insomma, non vuoi che ti dica di sì, non vuoi che ti dica di no! Io vorrei solo che tu mi ascoltassi invece di correre per la strada come un matto. Adesso infatti sono qui. Ieri e ti ascolto. Mentre mi dici che le armi nucleari richiederanno uno sforzo tecnico enorme. È vero. Che divoreranno risorse colossali. Risorse colossali, certo. E che a un certo punto i governi verranno dagli scienziati. Verranno dagli scienziati per chiedergli se è il caso di spendere i soldi per continuare quel progetto. Certo. Però. Aspetta. A quel punto verranno da te e da me. Verrà a noi decidere se continuare oppure no. La decisione spetterà a noi, che ci piaccia oppure no. Quindi, tu sei venuto per questo. Certo, sono venuto per questo. Tu hai percorso tutta questa distanza, in mezzo a queste difficoltà, hai mandato il diavolo 20 anni d'amicizia solo per dirmi questo. Solo per dirti questo. Ma sei misterioso. Perché mi devi dire cosa posso farci? Non sarà sempre il mio padre, ma il padre. La fermata è quella da me, sarò io che dovrò decidere, sarò io che dovrò decidere che farmi! Hai un modo molto semplice per toglierti dall'impiccio. Digli la semplice verità, come detto adesso a me. Magari si spaventerebbero e perderebbero ogni interesse. Boh, dove andremo a finire? Sì. Che cosa succederebbe se noi farsi? Cosa posso dirti io che tu già non sappia? Beh, qualcosa c'è. Ho letto sul giornale di Stoccolma. Gli americani stanno finanziando il loro progetto nucleare. Adesso allora ci sono, capito? Sei venuto qua a chiedermi se io so qualcosa nel programma nucleare alleato. Sì, sì. Perché io penso che se c'è qualcuno nell'Europa occupata che ha dei contatti con loro, è quello che ho detto. Ma io non so niente del programma nucleare alleato. Stanno portando avanti proprio mentre non stiamo parlando. E forse io sto scegliendo qualcosa di ancora peggiore della sconfitta, sai? La sera di Hiroshima, Oppenheimer ha detto di aver avuto un solo impianto, non essere riuscito a costruire la bomba in tempo per sganciarla sulla Germania. Dopo non fece che tormentare. Dopo sì.
Noi ci tormentammo giusto un gocciolino prima. Io mi domando se per un istante, un solo semplice istante, loro si siano domandati che cosa stavano facendo. Te l'hai chiesto per anni. L'ha fatto Tender, l'ha fatto Zila, l'ha fatto Fermi, l'ha fatto Einstein. Quando nel 39 scrisse a Roosevelt sollecitando per finanziare il programma nucleare, l'ha fatto tu. Quando 2 anni dopo cooperare, ti sei rifugiato a Los Angeles. Noi non stavamo dando la bomba a Roca a Hitler, ma non avreste rinunciato a Hitler. Avreste schiacciato sui vecchi, sulle donne, sulle madri, sulle loro bambini. L'avreste schiacciato sui vecchi, era questa. Voi non avete mai avuto alcuna idea di cosa succede in una città dopo un bombardamento, vero? Nessuno di voi l'ha mai provato. Nessuno. Io una sera arrivavo nel centro di Berlino verso la periferia, dopo un raid. Tutto è a fuoco. Anche il fango nelle strade si è trasformato in fanghiglia di fosforo fuso, una sorta di letame incandescente che si attacca alle scarpe. Mentre cammino, la gente nelle case urla, mentre sta bruciando. E io penso soltanto a una cosa. Come farò a comprarmi delle scarpe nuove in tempi come questi? Tu lo sai. Perché gli scienziati italiani stavano lavorando alla bomba atomica. Certo. Per paura. La stessa paura che stava consumando te. Avevano paura che tu ci stessi lavorando. Ma tu avresti potuto dirglielo. Ma cosa? Quello che dissi io non era nemmeno tu. E se li posso raccontare la verità, la semplice sulla giacca di verità, o può fare per tanto. Io non avevo contatti con gli americani. Ma tu mi pensi sì? C'è un secondo tempo. Ma dai, l'avete stato, mi ha fatto leggere il comunicato che mi ha dato loro dopo il nostro incontro. L'hanno fatto leggere a te? Sì, certo. Perché? Si rialza qui. Era l'unico modo che io avevo per tenere il pugno alla situazione. Certo. Che se questo è il piano che ti ha portato a Copenaghen, si può definire un piano molto, molto interessante. Beh, perché un piano è una speranza, una folle improbabilità, ma vale la pena tentarlo, vale la pena. Ma tu sei già troppo arrabbiato per capire quello che io sto dicendo. No, è arrabbiato lui, ma perché sta cominciando a capire. I tedeschi cacciano via tutti i loro fisici perché sono ebrei. Avere la Gran Bretagna nel popolo, questo viene fuori che può essere un aiuto per gli alleati, un altro di salvataggio, e tutti i precipiti qui stanno supplicando gli istri ogni giorno. Ma credo che dovremmo moderare il corpo. Ma che faccio di bravo? È incredibile! Come sei? Sapete? Non volevo crederci la sera di Osh. Ormai le rovine erano svanite. E noi, tutto il gruppo tedesco di Berlino, si trovavamo in bel mezzo della campagna inglese a Farmore. Sì, eravamo stati tutti rastrellati. In Germania, le nostre famiglie muoiono di fame. Mentre noi facciamo lauti, pranzi e festosi banchetti. Che sta succedendo? La guerra è finita. Perché siamo qui? Nessuno sa di noi, né in Germania, né in Inghilterra, neppure le nostre famiglie. Sapete, forse finirà come in un'opera teatrale. Verremo uccisi tutti uno alla volta, di nascosto. Nel frattempo, io allieto le serate suonando le sonate di Beethoven. Quando il maggiore Richter, l'ufficiale tedesco che ci controlla, ci dice di Osh, io veramente stento a crederci.
quello che per noi era costato tanto tormento, voi l'avete fatto. Rimaniamo svegli tutta la notte a parlare, cercando di capire. Siamo letteralmente sconvolti. Perché era stato fatto? O perché non eravate stati voi a farlo? Tutte e due cose, tutte e due. Ah, che ha scoperto la missione, vuole uccidersi, perché si sente le mani sporche di sangue. E Guerra, il nostro vecchio coordinatore nazista, anche lui vuole fare altrettanto, perché ha le mani troppo pulite. Alla fine ci siete riusciti voi. Avete costruito la bomba. Già. E l'avete sperimentata su un obiettivo vivente. Su un obiettivo vivente. Stai insinuando che Nils ha fatto qualcosa di male andando a lavorare a Calosanos? Ah no, Bob non ha mai fatto niente di male, no. La decisione era stata presa prima dell'arrivo di Nils. La bomba sarebbe stata costruita comunque, con o senza di lui. In ogni caso il mio ruolo fu molto limitato. Oppenheimer aveva detto che eri il padre del professore della squadra, Bob. Evidentemente questo è il mio ruolo della vita. Hai detto... Anche tu sul giornale hai avuto un ruolo importante. Spirituale, sì. Non pratico. Fermi dice che sei stato tu ad inventare il dispositivo per la bomba di Nagasaki. Oh. Io avevo solo avanzato l'idea. Vuoi dire che c'è qualcuno che per spiegare, giustificare qualcosa non sei tu? Ah, no, figurati. Buono non deve spiegare, giustificare niente, perché lui è un uomo profondamente buono. Non si tratta di bontà. Mi fu semplicemente risparmiata la decisione. Mentre io. E così ho passato gli ultimi 30 anni della mia vita a spiegare e giustificare. Quando sono tornato in America nel 49, molti dei fisici presenti non volevano stringermi la mano, sai? Le stesse mani che avevano costruito la bomba la volevano toccare. Lasciami dire che se vuoi chiarire la tua posizione adesso ti sbagli di più. Ma credi, io capisco i suoi sentimenti. Io no! Io sono arrabbiata e come lo avevo prima. Come ti permetti di venire qui a scaricare il tuo fardello su di lui? Perché lui, cosa fa? Dopo il nostro famoso incontro, torna a Berlino e mi dice che è in grado di costruire un altro. Ma mi spiego anche che non riusciremo mai a separare abbastanza il movimento 35. Gli dici che è Plutone? Sì, a dei funzionari di secondo piano a ottenere vive le speranze della gente. Perché se no mandano a chiamare l'altro, sì, giusto? Sì, è molto probabile. C'è sempre un DM pronto a rilevare i nostri crimini. DM potrebbe andare più avanti. DM? Una probabilità. Dietner non possiede un quarto delle tue capacità. Beh, forse per questo non è un decimo. Ma 10 volte più vuole fare. Se ci fosse lui al posto mio nell'incontro con Sper, tutto cambia. L'incontro con Sper? Certo. Ma è quello che conta. È il giugno del 42. 9 mesi dopo Copenaghen. Eder la vuole fare finita con il progetto nucleare tedesco. L'unico che può darci una mano è Sper. E poi finalmente siamo riusciti ad ottenere dei risultati. Un primo aumento di neutroni. Il 13%, però, è un buon inizio. Giù nel 1942. Già. 13%? Sì. Siete più avanti di 13. Ma non ce ne rendiamo conto. E poi la RAF ha cominciato i bombardamenti a tappeto. Ha distrutto mezzo albergo, al centro di Rostock e di Colonia. Dobbiamo trovare delle armi per contrattaccare. Se c'è un momento per perorare la nostra causa, beh, è proprio questo. Gli chiedi un finanziamento? Certo che gli chiedi un finanziamento, ma talmente risolvi non lo prende nemmeno sul serio. Gli dici del plutonio? No, non gli dico del plutonio. Non a Sper, non gli dico del plutonio. Un'omissione sorprendente, devo dire. E cosa succede? Funziona. Sì, funziona. Ci dai soldi appena sufficienti per continuare con il progetto sul reattore, ma è la fine della bomba atomica tedesca. La fine. Ma continuare con il reattore? Sì, la vogliamo pure in mare, continuiamo, lo spostiamo da una parte all'altra della Germania, da questa posta, dal Berlino alla Svezia, lo vogliamo mettere i russi, lo vogliamo mettere i parlamenti degli alleati, che da sotto gli occhi di Dieter, che tenta di trattare, e poi lo portiamo in un piccolo villaggio del Brasile. Cioè, ad Angermolo. Esatto. Là c'è un rifugio naturale. C'è una cartina scavata nella roccia, sotto una galera.
lo piazziamo lì e finiamo di lavorare al programma fino alla mano. Delle bombe alleate, la guerra stava finendo e noi potevamo lavorare solo sul reattore. Ma non siamo impazziti, eh? No, non abbiamo soltanto lavorato. C'era un convento sulla roccia sopra la cantina e noi siamo entrati lì, eh? E io mi mettevo all'organo a suonare le fughe di Bach. Guardalo. Smarrito, come un bambino smarrito. Sta tutto il giorno nel bosco, a correre di qua, a correre di là. Si è messo in mostra. È stato coraggioso, è stato vile. Fatto il male e anche il bene. Ma adesso scende la notte e lui vuole solo tornare a casa. Ed è smarrito. Perché venisti a Copenaghen nel 1941? È vero, ci aveva raccontato delle sue paure, ma non avrei pensato sul serio che ti avrei raccontato dei piani all'aria? No. Né ti avrei tentato di fermare? No. E tu comunque saresti tornato a Berlino alla roba del reattore? Certo, sì. Perché ero venuto? Sì, raccontaci un'altra cosa. Un'altra volta. E questa volta magari sarà quella giusta, un'altra versione. E questa volta forse capiremo. Forse capirai anche tu. Come quando studiavamo là. Quante volte ci abbiamo provato. E ogni volta si faceva sempre più oscuro. Più oscuro. Però come ce l'abbiamo fatta? Per cui un'altra versione. E così sono di nuovo qua. Settembre 41, Copenaghen. Tiro la familiare catena del campanello, quello di casa dei Bor. E provo paura, sì, ma anche qualcos'altro. E adesso i contorni sono più precisi. Riesco a vedere il suo aspetto. Ha qualcosa di buono, di allegro, di spensierato e speranzoso. Io apro la porta. E lui, beh, si illumina nel vedermi. Lui sorride. Io con provo quel suo sorriso timido da scolare. Provo un istante di grande consolazione. Un lago di pura contentezza. Mi sembra di essere tornato a casa dopo un lungo viaggio. Guardate, sono ancora padre e figlio. Solo per un istante. Anche adesso che siamo tutti morti. Già, per un attimo sembra di essere tornati negli anni venti. Già, e padre mio ci capiremo come una volta. E da queste due teste emergerà il futuro. Quale città sarà rasa al suolo e quale sopravviverà? Chi morirà e chi vivrà? Quale mondo verrà distrutto e quale trionferà? Carissimo!